Maria Antonietta Farina Coscioni, pensa che il modo in cui viene affrontato il tema della dignità della morte nel programma del Partito Democratico con riferimento al testamento biologico sia adeguato o che si possa ancora andare oltre? Questo è un punto importante che ci fa sentire vicini alla politica del Partito Democratico. Sappiamo come nella scorsa legislatura l'impegno e gli sforzi del professor Ignazio Marino, Presidente della Commissione Igiene e Sanità al Senato, sono stati notevoli proprio legati alla questione delle difficoltà che lui ha avuto all'interno del Parlamento a poter legiferare sul tema del testamento di fine vita, o meglio il testamento che quel documento che permette ad una persona di poter nella propria coscienza e conoscenza dichiarare le proprie volontà nel momento in cui si dovesse venire a trovare in una condizione di incapacità e di incoscienza. Speriamo che questo nuovo Parlamento possa legiferare in questo senso, perché in tutte le legislazioni europee sono previste le dichiarazioni anticipate di trattamento. Avvertiamo ancora una volta le difficoltà che possiamo incontrare in questa materia, però siamo fiduciosi questa volta che l'impegno che deve essere anche su questo tema trasversale possa consentire finalmente al nostro Paese di avere una legge. All'interno dell'associazione Luca Coscioni da tempo è maturata la richiesta di una riforma globale del diritto di famiglia. Lei si farà portavoce in Parlamento di questa domanda e in quali termini? L'impegno dell'associazione Luca Coscioni, l'impegno dei radicali italiani è un impegno antico ma che si rinnova anche quest'anno. Ricordo come l'anno scorso, in contrapposizione alla giornata del Family Day, noi per il 12 maggio l'anno scorso abbiamo promosso la giornata dell'orgoglio laico, cioè la possibilità di poter consentire a tutte le forme d'amore di poter essere contemplati nel nostro paese. E quindi anche quest'anno ci stiamo attivando affinché proprio in quelle giornate ci sia nuovamente un appuntamento importante, un appuntamento che stiamo organizzando proprio con diverse persone nell'ambito degli studi sul diritto di famiglia. Per quanto mi riguarda, soprattutto anche per quanto riguarda i deputati che saranno eletti in Parlamento, si faranno certamente portavoci di quelle voci che troppo spesso nel nostro Paese sono silenziate.